Gli ingredienti per la nostra pasta di pane sono dell'acqua, non c'è un quantitativo preciso né di acqua né di colla vinilica perché dipende dall'umidità della nostra mollica di pane. Quindi questi sono i nostri tre ingredienti: mollica di pane, quantità desiderata, acqua e colla vinilica. Questo per la pasta base. Poi, se la volete colorata, degli acrilici. Io qua ho un rosso e un verde. Iniziamo subito. Come prima cosa sbricioliamo un po' la nostra mollica. Quindi prendiamone un pezzetto e intingiamolo così velocemente nell'acqua. Questa sarà la nostra parte super umida per iniziare. Con questa adesso mescoliamo tutta la nostra mollica. Lì per lì non sarà affatto facile. Se sentite che la mollica è troppo secca, perché magari il vostro pane la raffermo, prendete un altro pezzettino di mollica e inzuppatelo nell'acqua. Per questo vi dicevo che non c'è una quantità prestabilita. Sbriciolate tutta la vostra mollica, quindi deve essere umida ma non bagnata, perché al contatto con un tagliere o con una superficie di marmo, insomma il vostro piano da lavoro, deve potersi sbriciolare. Se ci sono parti particolarmente secche, al solito prendete il bicchiere d'acqua e intingete velocemente. Quindi dobbiamo far rinvenire il pane senza ammollarlo. Quando lo sentiamo sbricioloso ma tendente a riagglomerarsi, quindi se poggiate le varie molliche e le stringete tra loro rimane una specie di pseudo panetto, è pronto per l'addizione dell'ingrediente numero 3. Ancora la mia non è ancora pronta, ci sono dei pezzi molto secchi. Prendiamo della colla vinilica e versiamola sul composto, un quinto come proporzione, ad occhio. Plop, va benissimo così. E adesso impastiamo ben bene. Lì per lì la pasta sarà tutta granulosa. Prendiamo il bicchiere d'acqua, mettiamo le dita dentro e bagniamole velocemente così, quindi impastiamo. Il bagnare le dita farà sì che la pasta non ci rimanga attaccata alla mano e che si inumidisca abbastanza da poter essere lavorata agevolmente e diventare una pasta morbida e liscia. Quando è quasi del tutto agglomerata, aggiungiamo un altro pochino di colla vinilica, un cucchiaino. Voilà! Quindi prima un quinto della pasta e poi, se la pasta è poca, un cucchiaino o un cucchiaio grande se la pasta è tanta. Regolatevi ad occhio, insomma, la pasta deve diventare morbida, malleabile e naturalmente liscia e compatta. Adesso, piano piano, lavoro a piccoli pezzi la pasta, perché le paste modellabili che vengono da agglomerati preesistenti devono essere un pochino lavorate a piccoli pezzi per dar loro una nuova consistenza, che si ottiene sicuramente prima lavorandole a piccoli pezzi, e poi le uniremo tutti quanti assieme questi piccoli pezzi. Guardate quanto è malleabile e vellutata questa e quanto è corrugata questa qui, sono proprio diverse come texture. Nel frattempo che impastiamo, o la incellofaniamo oppure la conserviamo all'interno di uno scatolino. A questo punto la nostra pasta modellabile è pronta. Bene, lavoriamo bene bene la nostra pasta ed è questo il momento di colorarla. Quindi dividiamo, a questo punto aggiungiamo il colore. Potete usare tempere, acrilici, pigmenti, quello che avete
non i colori ad olio e mescoliamo. Se dovete darli per giocare ai bimbi, vi consiglio di usare le tempere perché naturalmente sono le più innocue. Anche per miscelare il colore vi consiglio sempre di aggiungere qualche goccino d'acqua perché naturalmente manipolando la pasta con le mani viene via l'umidità e quindi diventa essicca, perché questa è una pasta modellabile che essicca all'aria. Fatto, lo conservo per un attimo in un vasetto e adesso mi dedico al rosso. Voglio un rosso deciso, quindi ne metto un bel po'. A questo punto, per rendere più brillante il colore, un paio di gocce di olio, come sempre, un piccolo rinforzo di acrilico e impastiamo. Vado a lavarmi le mani e torno a giocare con voi. Ed ecco qui la nostra pasta di pane. Come si lavora? Per cosa può essere usata? Sento tutte le vostre domande, ragazzi. Allora, la pasta di pane può essere usata come una normale plastilina, semplicemente maneggiandola e creando di propria fantasia quelli che sono i pupazzetti più amati dai nostri bimbi. Ma possiamo utilizzarla anche con diversi tipi di stampini. Vi faccio vedere. Facciamo una pallina, schiacciamo, voilà, quindi pressiamo così e poi semplicemente tiriamo via la nostra fogliolina. Guardate che viene bella, che si asciugherà all'aria. Lo spessore lo decidete naturalmente voi. Siete stupiti, vero? Non immaginavate performasse così bene. È una pasta modellabile dalla resa meravigliosa e anche da asciutta non subisce nessuna differenza. Quindi poggiate, schiacciate ben bene, tirate via e voilà, guardate la vostra fogliolina, che meraviglia. Quindi stampi ad espulsione, stampi a timbro, un qualunque strumento da taglio elimino l'eccesso e tiro via, e anche qui guardate che fogliolina deliziosa. Ma si può anche utilizzare per i classici stampini, nel senso non c'è bisogno che si faccia per forza qualcosa con stampi espulsione. Potete utilizzare anche i normalissimi e comunissimi tagliabiscotti. Tagliate la formina desiderata e avrete un soggettino delizioso. Si può a sua volta dipingere sopra, resiste alla pittura, e se volessimo scongiurare l'avvento di futuri insettini tipo tarli, basterà spruzzare sopra del bygon, per intenderci, del comunissimo bygon, una volta che i soggetti sono asciutti, quindi all'aria spruzzate da lontano un po' di bygon e poi, una volta totalmente asciutti, li verniciate, cioè li verniciate sopra sia col flatting che con una vernice spray, in modo da non toccare il bygon con le mani, che rimarrà comunque intrappolato sotto la patina di vernice e farà in modo, certo poco, non è che dovete inondarli di insetticida, farà in modo che gli insetti non siano incoraggiati a proliferare all'interno dei vostri oggettini. Poi in tutte le paste naturali il punto interrogativo rimane sempre, ma se lo usate per oggettini di piccolo artigianato o semplicemente di spensierata creatività, penso che questo non sia un problema. Potete anche non mettere nulla e quando finite di giocare li buttate via, insomma, e essicca all'aria e possono anche naturalmente essere plasmati. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao!